Inauguriamo oggi un importante intervento a difesa del nostro abitato dall'ingressione marina, 400 metri di passerella che, oltre a tener conto dell'aspetto della sicurezza, tiene conto anche dell'aspetto naturalistico, dell'aspetto paesaggistico, dell'aspetto turistico, più fruibilità e accessibilità per tutti, quindi un progetto importante già realizzato negli anni scorsi a Marina di Ravenna e nei prossimi mesi verrà realizzato anche Rio di Classe, dove ci sarà anche un importante intervento di realizzazione intera di una nuova duna, ed è un progetto che è in piena sintonia con la sguricazione degli stradali retrodunali che il Comune ha messo nel piano triennale degli investimenti dei lavori pubblici. Ci tenevamo molto, prima di Ferragosto, di regalare alla comunità ravennate queste passerelle che permettono di fruire della duna costiera naturale in un modo nuovo ed unico. Devo dire che insieme a tutti gli altri progetti di protezione dall'ingressione marina e di valorizzazione della duna costiera naturale, questo è un tassello molto importante. Stiamo lavorando molto sulla protezione, stiamo lavorando molto per la valorizzazione, stiamo lavorando molto per mettere a disposizione dei cittadini il patrimonio naturale delle nostre coste, stiamo lavorando molto insieme all'università, all'ENI e agli altri enti per la rinaturalizzazione, per la ricerca anche insieme alle associazioni e agli istituti di ricerca di ripopolare le nostre dune costiere, e credo che questo sia un esempio bellissimo di quello che si può fare.